in prossimità di Recanati per guadagnare un po' di tempo rispetto a quello previsto. Incominciamo nel dare l'avvio a questo appuntamento, a questa manifestazione, e lo faccio a nome dei due enti che hanno voluto questo appuntamento, cioè dell'Associazione Professionisti per la Tutela del Diritto d'Autore e del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, ringraziando prima di tutti il sindaco che ci ha voluto ospitare per questo appuntamento nella sala più prestigiosa della città. Questa, come voi sapete, è la sala principale del Palazzo Comunale di Recanati, che è stato costruito nel 1800, è stato inaugurato per la verità nel 1898, il 29 giugno, in occasione del centenario, dell'anniversario centenario della nascita di Giacomo Leopardi. E questa è l'Aula Magna del Comune, che vide protagonista di quell'appuntamento Giosuè Carducci quando partecipò alle celebrazioni del primo centenario della nascita. Quindi io do la parola subito al sindaco di Recanati, dottor Antonio Bravi, per un indirizzo di saluto. Grazie. Buongiorno, benvenuti a questa interessante mattinata. Saluto e do il benvenuto ai dirigenti dell'Associazione per la Tutela del Diritto d'Autore e ai rappresentanti della SIAE, all'ambasciatore Balboni Acqua, che è presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario dell'infinito, alla dottoressa Barbieri, che oltre ad essere dirigente del nostro comune e anche tesoriere del Comitato Nazionale, quindi sappiamo che i tesorieri hanno sempre un ruolo fondamentale, e in più è sindaco del Comune di Montefano, quindi questa mattina sta qui e ricopre e rappresenta una serie di realtà. Buongiorno a tutti gli intervenuti, vedo una nutrita presenza di rappresentanti della stampa nazionale e locale, e questo è uno degli indici dell'importanza degli eventi. Quando c'è tanta presenza della stampa, evidentemente l'evento è importante, ed è una di queste situazioni in cui ci troviamo questa mattina. Io raccolgo sempre i ringraziamenti per ospitare gli eventi in questa sala, ma in realtà sono io che ringrazio chi si propone, perché la città è una città che vuole essere al centro dell'attenzione. La nostra amministrazione, già nelle amministrazioni precedenti, in quella che abbiamo appena inaugurato, è rivolta proprio a far sì sempre più che ci siano i riflettori sulla nostra città. Lo facciamo non per ambizione personale di chi amministra la città, ma quasi per un dovere nei confronti dei valori che la città rappresenta. I nostri personaggi illustri ci obbligano ad essere sempre al massimo nella rappresentazione e nelle celebrazioni degli eventi che andiamo a generare, a creare e a sostenere. Quindi è un obbligo per il quale qualunque amministrazione di questa città si deve sentire impegnato a sostenere. Quella di questa mattina sarà, ci renderemo conto, anche una giornata particolare e vorrei dire originale. Qui parliamo di poesia, perché le celebrazioni dell'infinito per 3 anni metteranno questa composizione poetica al centro dell'attenzione, e anche qui è un fatto straordinario, perché parliamo in fondo di una poesia, e quindi ci rendiamo conto anche di quale valore universale abbia raggiunto questa composizione. E però riusciamo a fare questo passaggio dalle parole alla musica. Avremo la presenza del maestro Mogol, quindi questo ci nobilita ulteriormente la mattinata, però anche il passaggio musicale sarà stimolante, interessante e sicuramente originale. Quindi è una mattinata che resterà nei ricordi di questa città, per cui da amministrazione, da sindaco e da amministrazione comunale sono io che ringrazio di tutto quello che staremo per fare. Buona giornata. Grazie signor sindaco.
È stato fatto riferimento dal sindaco al comitato nazionale che è stato istituito con un decreto del ministro dei beni culturali per celebrare in questo anno 2019 il secondo centenario della composizione di questo idillio straordinario. Lo diceva il sindaco, è la prima volta, mi hanno detto al Ministero, che viene istituito un comitato nazionale per celebrare l'anniversario centenario di una poesia. Abbiamo avuto questo onore, questa opportunità, e un'opportunità, un onore ulteriore rappresentato dal fatto che in accordo con il Ministero il Presidente del Comitato Nazionale è Sua Eccellenza l'Ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua, una delle carriere più prestigiose della diplomazia italiana, che si è reso disponibile per questo anniversario e con noi celebrerà nel corso del triennio appuntamenti che si sono già tenuti in giro per l'Italia ma anche per il mondo, e questo impegno proseguirà con grande partecipazione per i prossimi due anni. Poi nelle ragioni di questo appuntamento diremo anche quello che è successo. Per cui davanti a voi, davanti a questa platea molto prestigiosa che viene un po' da tutta Italia, io lo ringrazio per questa sua disponibilità, per quello che ha fatto e soprattutto per l'impegno che sta mettendo per realizzare i prossimi appuntamenti. Tra le altre cose, il primo ad essere entusiasta di questo abbinamento, di questa commistione tra musica e poesia è stato proprio lui, e probabilmente ve lo racconterà, e lo ringrazio cedendo a lui la parola. Questo è il momento dei ringraziamenti. Ringrazio molto il signor sindaco per le sue espressioni, come anche Fabio ugualmente, e che reciproco con grande simpatia. Avevo preparato poche righe per il presidente Mogol, che leggo ugualmente, anche se in sua assenza, poi le riformeremo, glielo ridiremo quando sarà presente. E mi rivolgo poi ai signori dirigenti, diciamo, di questa grande associazione, e a tutti voi, signore e signori. È per me un grande onore rivolgere al presidente Mogol e a tutti i suoi autorevoli collaboratori i più cordiali saluti del Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della poesia all'infinito di Giacomo Leopardi, e gli auguri più sinceri per i vostri lavori qui nella città di Recanati, ove festeggiamo noi questo importante avvenimento culturale. Giacomo Leopardi ci ha insegnato che ogni espressione artistica è manifestazione dell'eccellenza del nostro animo e del nostro pensiero. E voi siete quindi i nostri testimoni, i nostri garanti, gli protettori delle opere dell'ingegno umano. E la vostra scelta, con questa occasione nostra di incontro, è il miglior riconoscimento dell'impegno con cui noi cerchiamo di compiere il nostro dovere. Il Comitato Nazionale sta operando per una più ampia diffusione, anche internazionale, della figura e dell'opera di Giacomo Leopardi, insieme alla città di Recanati, signor sindaco. Ambedue, a mio avviso, dovrebbero infatti costituire una stabile, vasta e mondialmente riconosciuta attrazione per tutti, italiani e stranieri. E questa, io penso poi, e qui mi rivolgo a Fabio, la finalità del nostro lavoro, poiché la condivisione della cultura nelle sue svariate articolazioni è per noi condivisione di sentimenti di pace e di collaborazione fra tutte le nazioni del mondo. Tengo l'ultima frase da dire, che poi lo ricorderemo al presidente Mogol. Rinnovati quindi auguri per tutti voi, ed in particolare per lei che è assente in questo momento, ma glielo diremo, signor presidente, da parte di un suo fedelissimo, e vorrei aggiungere, se me lo permettete, devoto estimatore. Grazie. Grazie. Beh, ringrazio Sua Eccellenza l'Ambasciatore Balboni Acqua per quanto ci ha detto e per l'impegno che sta mettendo in questa attività. Tra l'altro, lo dico con particolare piacere, ecco, dichiarandolo davanti a voi, noi siamo legati ad un'amicizia che è più che trentennale, e molti momenti della nostra vita e delle nostre attività pubbliche l'abbiamo vissuto insieme, perché a servizio della città di Recanati
ha svolto anche un altro ruolo, che è stato il presidente delle celebrazioni gigliane del 2007, quando era ambasciatore presso la Santa Sede. Io passo la parola adesso al dottor Pietro Ietto, che è il direttore generale della rete territoriale in rappresentanza della SIAE. Lo ringrazio e sono particolarmente lieto di questa collaborazione, di questa iniziativa che riusciamo a tenere insieme. Grazie, buongiorno a tutti. Un sentito ringraziamento a nome anche del direttore generale, il dottor Blandini, che oggi non è potuto intervenire, ma manda i saluti a tutti i presenti. Grazie al signor sindaco, a sua eccellenza l'ambasciatore, naturalmente al presidente del comitato studi, all'assessore, anche al presidente Morico dell'associazione Prodi da professionisti del diritto d'autore. SIAE non poteva mancare un evento del genere. Quando abbiamo saputo che sarebbe stata organizzata questa splendida iniziativa, non abbiamo esitato neanche un attimo ad affiancare il nostro nome al Comitato Studi e all'Associazione, perché è assolutamente nel DNA della società la tutela, la valorizzazione e anche il supporto di iniziative così lodevoli. Tra poco arriverà il presidente Mogol, quindi la rappresentatività è assolutamente ai massimi livelli. Lo aspettiamo, devo dire, tutti quanti con grande anche curiosità, oltre che rispetto per la sua storia autorale, perché siamo obiettivamente tutti molto incuriositi da questo connubio che si andrà a creare tra poco tra poesia e musica, in un momento in cui ovviamente le espressioni autorali ai massimi livelli, come queste due grandissime figure hanno fatto in momenti diversi della nostra storia, sicuramente ci confermeranno anche oggi con quello che andremo ad ascoltare e a sentire. Quindi grazie, buon lavoro a tutti e siamo tutti in attesa. Ecco, in questo giro di saluti non poteva mancare, lei la facciamo chiudere, una donna, gliela facciamo, poi insomma è anche piuttosto difficile da contenere, gli lasciamo le conclusioni finali. No, una voce che non poteva mancare è quella di Massimiliano Morico. Quando diversi mesi fa ormai, insieme a Gianluca Percossi, mi hanno chiesto un appuntamento e l'ho incontrato, è incominciata questa avventura fatta di tanti appuntamenti, di tanti momenti, che ha portato tra l'altro ad un rapporto, credo, di sincera amicizia tra noi. Erano diversi mesi fa, ancora non era stato neanche istituito il Comitato Nazionale, e arrivano i due vostri colleghi proponendo di dedicare il loro appuntamento annuale dell'associazione all'anniversario della composizione dell'infinito. Mi è sembrato molto bello, perché significava tante cose. Ho solo detto a loro di aspettare un po', perché probabilmente questa iniziativa aveva la possibilità di essere inserita nel programma del Comitato. E quindi appena il Comitato è stato insediato, con l'insediamento del Presidente e del Tesoriere, tra l'altro, caro Antonio, il Tesoriere è anch'essa donna particolarmente pericolosa, perché io l'ho conosciuta come direttore dei servizi finanziari tanto tempo fa, quando ho fatto per avventura il sindaco. Oggi è tesoriere del Comitato Nazionale, ma anche sindaco del comune confinante con Recanati, Montefano. Quindi, come tutte le è il periodo delle donne, bisogna essere attenti, perché sono complesse e complicate da gestire. La saluto con gratitudine, con affetto. Ecco, dice, il Comitato si è insediato e è partita questa avventura per arrivare fino ad oggi, questo appuntamento molto bello, e poi dirò anche alla fine le ragioni personali di questa soddisfazione. Per quelli come me che hanno i capelli bianchi, eccellenza, le parole e la musica di Mogol sono un po' la colonna sonora della nostra gioventù. Massimiliano. Buongiorno a tutti, grazie. Io penso di poter parlare a nome mio e di tutti quanti gli associati qui presenti e quelli che non sono potuti essere presenti qui su quest'oggi. Grazie, grazie, grazie. Grazie all'ambasciatore per averci concesso il patrocinio, che ci onora e ci entusiasma. Grazie a Fabio, che ci ha aperto
un mondo legato alla poesia, all'amicizia e alla collaborazione che ci ha permesso di poter arrivare qui oggi. Grazie al signor sindaco che ci ha aperto la città, nel vero senso della parola, permettendoci di poter essere in questa magnifica sala, in questo palazzo comunale. Grazie all'assessore che ci ha aiutato in questo percorso quotidiano di rapporti, che noi siamo anche giovani, freschi da questo punto di vista, ci siete stati veramente utilissimi. Grazie alla nostra azienda madre, la SIAE, qui rappresentata da Dottor Ietto, che oltre a patrocinarci c'è stata vicina anche lei in tutto questo percorso che altrimenti non sarebbe stato possibile. Noi organizziamo un evento all'anno, un evento culturale, un evento formativo. Quest'anno abbiamo scelto Recanati, come si faceva presente Fabio. Ne siamo felici e onorati. Ribadisco, a nome mio e di tutti quanti gli associati, tutti, grazie veramente. Grazie. In questi ultimi 6 anni la protagonista degli appuntamenti culturali della città di Recanati è l'assessore Rita Socio. Io gli passo la parola con gratitudine sincera per tutto quello che ha fatto e per il contributo che ha dato allo sviluppo di una collaborazione con le diverse realtà territoriali, che è stata un po' la fortuna delle nostre attività e del nostro programma culturale. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti e benvenuti a Recanati. E cosa dire? Recanati è città della cultura, però è città della cultura, noi ovviamente abbiamo questi grandi nomi, avete visto Giacomo Leopardi, non so quanti di voi sanno Beniamino Gigli, Lorenzo Lotto, penso che siete stati nei nostri musei civici come incontro ieri e avete avuto l'occasione di vedere le tele, queste opere di questo artista rinascimentale, appunto Lorenzo Lotto, immagino l'abbiate visto. Più adesso abbiamo questa mostra molto bella sull'Ottocento e sull'infinito, quindi c'è sia il contemporaneo con Pistoletto che questi artisti ottocenteschi, questi romantici al nostro museo, quindi immagino che questo l'avete visto. Però noi, ripeto, siamo piccoli, siamo fortunati ad avere questi nomi, però poi se non ci sono gli enti che lavorano con noi, insieme a noi, come il Centro Nazionale di Studi Leopardiani, il Centro Mondiale di Poesia, Casa Leopardi, ma anche tantissime associazioni, sia a livello musicale che di poesia, che di storici, che lavorano insieme a noi, che poi costituiscono l'humus della nostra città, Recanati non sarebbe città della cultura, perché appunto noi siamo tutti insieme, noi lavoriamo tutti insieme per far sì che la nostra città, come avete avuto poi l'occasione di vedere, possa veramente essere annoverata tra questi ultimi anni, soprattutto ecco, tra le città quelle più importanti a livello culturale. Però questo non è un caso, perché noi in questi ultimi 5 anni, anzi 6, abbiamo lavorato veramente molto sulla cultura, noi ci crediamo, abbiamo investito, fra un po' si aprirà anche il Museo della Musica in onore di Beniamino Gigli, vicino al teatro dove sede anche il Museo di Gigli, e non solo, tante altre iniziative come questa appunto con il Centro Nazionale e con il Comitato Nazionale che abbiamo avuto appunto l'onore dal MIBAC di avere. Ma ripeto, è perché si lavora costantemente, quotidianamente, tutti i giorni con un obiettivo che è proprio quella della valorizzazione culturale della nostra città. E quindi poi i risultati ci sono, perché come questa mattina siamo qui con voi, ma ci sono tante altre associazioni che hanno scelto Recanati per essere rappresentata, per fare i loro convegni, per fare i loro incontri, e questa è una ricchezza ed è soprattutto una scommessa vinta, perché così si dimostra che la cultura è anche economia, che la cultura è anche sociale, perché se oggi siete qui voi, significa che comunque è diventato un attrattore, quindi per anche le nostre attività produttive, quindi per dire come chi investe in cultura è un investimento che ci stanno iniziando dando ragione, che è un PIL che sta crescendo, che poi non è solo PIL ma è BES, si deve anche considerare il BES all'interno dell'economia, quindi non solo il prodotto interno lordo ma anche il benessere eco e sostenibile.
Quindi io cosa dire, sono veramente contenta e felice, e vorrei dire anche un'altra cosa, che la SIAE ha indetto un concorso nazionale per i giovani under 35 per la creatività, per giovani artisti. Ebbene, noi tra le 7 che hanno vinto ne abbiamo una proprio qui a Macerata, ma con la collaborazione di Recanati abbiamo anche la presidente di questa associazione, che è gli amici di Palazzo Bonaccorsi, la dottoressa Paola Vallesi, insieme alla nostra grande Nicla Cingolani, che aiuta in tutto ciò che è la cultura qui a Recanati. Ed è stato appunto vinto questo bando di un artista di Matelica, Adinda Palma, che farà tutto uno studio sulla tela di Lorenzo Lotto, cioè che poi non è una tela ma è una tavola dell'Annunciazione di Lorenzo Lotto, sul fatto del, non so se l'avete visto, ma è l'Annunciazione appunto quando Maria viene, arriva l'angelo, annuncia appunto la famosa Annunciazione, c'è all'interno di questa casa, e lei la rivede la casa perché è legata alla casa di Matelica sua, che è stata terremotata, per cui c'è questa sorta di ponte tra quella spirituale e quella invece fisica, che poi è stata appunto terremotata di quest'artista. Quindi con tutta una serie di colori, di studi, ma sarà una mostra che poi sarà appunto qui a Recanati, per cui io ringrazio la SIAE che ha dato l'opportunità di avere appunto questa intuizione anche di questi giovani artisti under 35 che possono esprimere così la propria arte. Quindi io ringrazio la SIAE, ringrazio l'associazione e ringrazio ovviamente tutti voi che questa mattina avete scelto di essere qui con noi, veramente grazie. Grazie all'assessore, ha detto cose importanti per la nostra realtà, perché oggi in una società dove sono sempre più presenti disegni o atteggiamenti di lacerazione, trovare la collaborazione tra diverse realtà, questo è un merito e un vantaggio per chi esercita una funzione come le nostre. Ecco, io credo nelle varie presentazioni degli ospiti che sono qui di aver detto la gran parte delle ragioni di questo appuntamento, perché le ragioni di questo appuntamento nascono da questa volontà della vostra associazione di partecipare a questo appuntamento delle celebrazioni per il bicentenario della composizione dell'infinito, e oggi questo diventa solenne riflettendo su una commistione che è quella tra la poesia e la canzone d'autore, la musica. Intanto vi porto i saluti del rettore e della professoressa Laura Melosi, perché entrambi per impegni personali non sono qui, con grande dispiacere, perché entrambi erano stati un po' quelli che avevano voluto questo appuntamento, coinvolgendo l'università direttamente e i due professori. Ma vi porto anche i saluti della contessa Olimpia Leopardi, peraltro con i saluti personali al maestro Mogol, con il quale si conoscono da tanti anni, perché anche lei oggi è trattenuta fuori Recanati da impegni familiari, dai molteplici impegni familiari che la famiglia Leopardi ha, portando avanti un impegno oramai da tantissimo tempo, che è quello di custodire gelosamente il patrimonio della famiglia e fare sì soprattutto che questo patrimonio possa essere conosciuto e possa essere messo a disposizione dell'intera comunità. Esercitano un servizio pubblico a tutti gli effetti, scommettendo in questa attività con un'impresa familiare che li impegna in tantissime attività. E Olimpia è quella che è subentrata in questa responsabilità della gestione degli impegni familiari, e soprattutto per noi del Centro Studi è il vicepresidente del centro in rappresentanza della famiglia, che insieme agli altri protagonisti, cioè al Comune di Recanati e all'Università di Macerata, ha voluto questi appuntamenti e questa celebrazione del bicentenario della composizione dell'infinito. E dicevo, oggi in questo programma di attività c'è un momento particolare, perché lo dicevo prima, per quelli della mia generazione la musica e le canzoni di Mogol hanno rappresentato la colonna sonora della nostra gioventù. Pensate che in questa avventura io ho avuto anche la fortuna di conoscere due tra gli interpreti forse maggiori delle musiche di Mogol. Uno è Maurizio Vandelli, l'altro è Shel Shapiro con i Rox, che hanno cantato in diversi momenti e in diverse maniere
le canzoni più belle, più significative di Mogol e di Battisti. Ecco, io non voglio aggiungere molto di più, perché ritengo che la ragione di questa commissione molto meglio di me la possa rappresentare il professor Lamattina, che chiamo qui per dire le ragioni scientifiche di questa commissione, di questa collaborazione. E questo è un arricchimento ulteriore dopo i due giorni di approfondita discussione che si è tenuta al Centro Studi, con un convegno internazionale dove per due giorni i maggiori studiosi di diverse discipline, questo era un appuntamento che dal 1962 ogni quattro anni celebrava le riflessioni intorno ad un tema leopardiano, questa volta invece abbiamo riflettuto non soltanto sugli aspetti letterari e filologici, ma sull'influenza che il pensiero dell'infinito ha avuto in moltissime discipline. E lì abbiamo ascoltato gli astrofisici, i filosofi, insomma i matematici e i musicisti, che hanno fatto riferimento a Wagner e Verdi. Oggi abbiamo la possibilità, attraverso un docente dell'Università di Macerata, ma anche un grande studioso e appassionato della materia, che ci illuminerà su questi rapporti, e credo che sarà un'ulteriore importante riflessione che io ritengo di poter aggiungere agli atti del convegno che pubblicheremo, raccogliendo gli interventi che sono stati fatti durante i due giorni di discussione al Centro Studi Leopardiani, perché sarà in qualche maniera il suo completamento. Grazie professore. Ringrazio voi tutti, amici e amiche, per questo invito prestigioso che mi dà tanto onore e che mi dà la possibilità di sviluppare alcune riflessioni che spero non vi annoino, ma che certamente non sono state pensate per annoiare, ma che nascono soprattutto dal desiderio di rendere perspicuo il motivo per il quale ancora oggi per me le canzoni di Mogol, i testi di Mogol, sono motivo di riflessione filosofica. Vorrei guidarvi in un piccolissimo percorso, prendendo il tempo che mi è stato assegnato, non per presentarvi chi sia Mogol, mi metto in piedi perché più da me, più da siciliano, e vorrei presentarvi non Mogol, che conoscete benissimo, vorrei soltanto spiegarvi perché è un innovatore, cioè perché nella motivazione del premio che riceverà noi abbiamo scritto per l'innovazione che ha prodotto nell'ambito della canzone italiana. Come potremmo arrivare ad un giudizio Mogol è un innovatore? Potremmo farlo in due modi: uno, ascoltando le sue canzoni, leggendo i testi. Ma la novità non si capisce soltanto leggendo qualcosa che è dato. Potremmo ascoltare e leggere poi una storia della canzone, ma neanche la storia della canzone ci dice perché è nuovo Mogol. Perché si capisca che qualcosa è nuovo, occorre avere qualcosa con cui paragonarlo. È intuitivo. La novità è una relazione fra qualcosa che non c'era prima e qualcosa che comincia ad esserci dopo. Nelle canzoni di Mogol, diversamente dalle canzonette o da quella che è stata definita l'industria gastronomica della canzone italiana, c'è qualcosa che cambia il panorama dell'ascolto e dell'ascoltatore. Che cosa è questo? Noi siamo in grado di capirlo? Noi che siamo cresciuti con queste canzoni, siamo ancora in grado di vedere cosa c'era prima di queste canzoni? Forse dovremmo pensare a che cosa significa cogliere la novità mentre noi siamo lì presenti. È come se noi, guardando quel dipinto, inizialmente vedessimo un uomo e mentre lo guardiamo improvvisamente ci apparisse che quello è Giacomo Leopardi. La novità è che scopriamo chi è. Ma scopriamo chi è continuando a guardare qualcosa che avevamo già prima davanti agli occhi, ma che cambia il suo modo di esistere nel momento in cui ne cogliamo un aspetto. Questo è quello che Mogol ha fatto alla canzone italiana. Ascoltare le sue canzoni può darci un'idea pallida di questa esperienza di cambiamento. Ascoltiamo le parole, vediamo le cose che queste parole ci dicono, vediamo le storie che raccontano. Ma questo semplice ascoltare non rivela la novità. Perché la novità sia colta come una novità, occorre che lo stesso modo di ascoltare sia per noi un modo nuovo
di fare esperienza della canzone. Quando dico che Mogol ha introdotto qualche novità nella canzone italiana e per questo viene premiato, questo non può essere semplicemente spiegato facendo ascoltare le sue canzoni o leggendo delle storie o vedendolo arrivare, come sovente arrivano i personaggi nelle sue canzoni, e qui davanti a noi. Non ci vuole più il mio canto libero. E tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto che si innalza altissimo e va. Nulla sarà come prima, ovviamente, dopo il suo arrivo, perché se prima avevo un'emozione, adesso sono congelato dalla sua presenza. Però tengo onore a questa promessa che ho fatto agli amici di rivolgere alcune parole che siano più estese del giudizio con il quale abbiamo motivato la premiazione che lei riceverà oggi. E parlando di lei, non mi sono assunto il compito di presentarla, è naturalmente troppo noto e troppo conosciuto perché lo si debba fare, ma di dire in che modo io ho visto la sua novità nell'introduzione di qualcosa che ha cambiato per sempre la storia della canzone. E questo qualcosa, cominciavo a dire, la novità della canzone secondo Mogol può essere considerata partendo anche da semplici osservazioni che riguardano i suoi testi, che non sono più, come avveniva nella canzone prima di Mogol, dei testi scritti da un paroliere, ma sono dei testi scritti da un attore, da un poeta, da un autore che dà alla canzone una sua dimensione e una sua dignità. Sì, ecco, va bene. Difficile tenere tutto, non mi posso mettere in collegio. Così un compito almeno è fatto. Ognuno di questi testi che Mogol ha prodotto genera un mondo alternativo al mondo reale. Appare anzi come una pura possibilità che il reale muti nel presentare le cose, che gli oggetti che ammobiliano il mondo che tutti conosciamo siano oggetti che appaiono diversi, perché Mogol dissemina in questo ammobiliamento del mondo alcuni indizi che spingono a guardare le cose in modo diverso. Voglio fare qualche esempio. Abbiamo ascoltato alcune canzoni mentre attendevamo il maestro. Abbiamo ascoltato ad esempio Non è Francesca, dove la realtà delle persone ci è presentata come una realtà che non vogliamo vedere, alla quale sostituiamo delle versioni rifatte. In questa canzone il gioco è svelato però in modo non consolatorio, non come avveniva nelle canzonette. C'è un dramma, ed è un dramma a tre parti, dove ancora una volta, pirandellianamente, la verità è colei che si crede essere vera. O prendiamo 29 settembre, dove io mi trovo seduto ad un caffè, non ti penso, ma guardo il mondo di ogni giorno, e all'improvviso questo mondo cambia sotto i miei occhi. Di colpo, subito, tutto cambia, ma rimane quel che resta, è solo l'aspetto che è nuovo. O prendiamo anche un'avventura. Ci sono un sacco di testi di Mogol che contengono negazioni. Non è questo, non è questa, non sarà un'avventura. Non sarà un'avventura. Cosa sarà? Sarà amore. Avventura è dunque un termine che viene piombato come appartenente al mondo conforme, mentre amore, poesia, durevole poesia, aspira a vivere quanto vive il mondo. Lo spazio intimo di una relazione amorosa si traduce in uno spazio cosmico. Mi ritorni in mente, abbiamo anche ascoltato, bella come sei realmente, come sei cioè nel mondo conforme, ma forse ancora di più, perché ad un tratto io ricordo anche che in questo quadretto idilliaco, che sarebbe stato anche possibile in una canzonetta,
Ricordo che quella sera ballavi insieme a me e ti stringevi a me, ma all'improvviso mi hai chiesto lui chi è. E qui il poeta dice: ho visto la mia fine sul tuo viso. Neppure Lacan avrebbe trovato una visione più bella di questa specularità della conoscenza. Solo un ultimo riferimento a canzoni come Emozioni, che abbiamo ascoltato poco fa, dove troviamo sempre qualcosa all'infinito. Seguire con gli occhi, ritrovarsi, sdraiarsi, guidare come un pazzo, tutto è indistinto. È una canzone piena di nomi, dove anche il verbo messo all'infinito diventa un nome, diventa un indistinto, qualcosa che è privato della qualità più propria dei verbi, cioè di esprimere un tempo. Eppure queste situazioni che Mogol mette nei suoi testi non erano prima di lui letterarie. Ecco cosa cambia nella canzone. Mogol mette nella canzone qualcosa che da lì in poi cambia il nostro modo di seguire con gli occhi, di sdraiarci sopra l'erba, di domandarci perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve, non fa rumore. Quello che io penso, detto brevemente, è che la sua grandezza non sia possibile vederla se noi ascoltiamo le canzoni e basta. Se noi leggiamo i testi e basta. Se noi ci pasciamo di descrizioni letterarie che mostrano chi, come e quando ha scritto cosa. Noi abbiamo bisogno di cogliere un riferimento a quello che non c'è più nella canzone che era prima di Mogol. Abbiamo bisogno di costruire questo teatro della memoria che lui ha sconvolto per sempre. Abbiamo bisogno di riportarci a quelli che Ungaretti chiamava echi di innanzi nascita, a quei momenti in cui quasi la nostra vita è fetale. Mogol, in breve, conferisce alla parola d'uso nuovi usi. Non si rifugia nella tradizione canzonettistica o romanzesca, ma trascina nel mondo della sua canzone una realtà che fino ad allora era apparsa riluttante ad entrare in un mondo cantabile. Per chiudere, quello che Mogol ha dato al mondo è di aver reso cantabile ciò che prima non lo era o non appariva tale. Rendere cantabile quello che non appare tale significa far vedere le cose in una luce nuova, significa anche fare cantare gli altri, fare cantare le cose stesse, il mondo, fare cantare le cose. Questo è innovare, cogliere cioè nel darla la differenza che sempre affetta la realtà umana tra il linguaggio di cui l'uomo è proprietario, possessore o forse ospite e il canto che l'uomo ha sempre ricevuto da qualcun altro, dagli dèi, dalle muse, da un uomo di genio che ha saputo farsi umile, cercatore, e che però è stato grande proprio per questo. Professore, grazie. Intanto l'impegno di trasferire questo intervento sugli atti del convegno mi si è rafforzato anche da un dato oggettivo. Noi che siamo qui sentiamo molto male quelli che parlano, per un verso forse una fortuna, ci risparmiamo qualche... Però dico, non abbiamo apprezzato interamente quello che lei ha detto per un problema di audio per quello che ci riguarda. Spero che per voi, spero che per voi la situazione sia migliore. Io intanto ringrazio il maestro Mogol che nel frattempo è arrivato, gli do il benvenuto a nome della città, lo faccio impropriamente, io non sono il sindaco, noi ci siamo conosciuti quando eri il sindaco, ma tanto tempo fa, adesso lo faccio come rappresentante dei due organizzatori di questo appuntamento, salutandolo e ringraziandolo per aver accettato questo nostro invito ad essere qui. E prima di arrivare al clou di questo appuntamento, io chiamo Emanuele Montagna, che è il direttore artistico della Scuola di Teatro
Colli in Macerata con Martina Valentina Macerata, insomma, noi pecchiamo di provincialismo, quindi se riusciamo a trasformare Bologna in Macerata, e non è poco, insomma, Tre Colli in Bologna, insieme a Martina Valentina Marinaz e Asia Galeotti, che ci intratterranno con un recital intitolato Infinitamente Giacomo. Non poteva essere diversamente. Maestro Montagna, la prego di entrare, non so da quale luogo. Grazie. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente e viva e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. Din sulla vetta della torre antica, passero solitario, alla campagna cantando vai finché non mori il giorno ed erra l'armonia per questa valle. Primavera d'intorno brilla nell'aria e per i campi esulta, sicché a mirarla intenerisce il core. Odi greci belar, mugire armenti, gli altri augelli contenti, a gara insieme per lo libero ciel fan mille giri, pur festeggiando il lor tempo migliore. Tu, pensoso in disparte, il tutto miri, non compagni, non voli, non ti calda allegria, schivi gli spassi, canti, e così trapassi dell'anno e di tua vita il più bel fiore. Oimè, quanto somiglia al tuo costume il mio, sollazzo e riso della novella età, dolce famiglia, e te, Germán di giovinezza, amore, sospiro acerbo dei provetti giorni, non curo, io non so come, anzi da loro quasi fuggo lontano, quasi romito e strano, al mio loco natio, passo del viver mio la primavera. Questo giorno com'ai cede alla sera, festeggiarsi costuma al nostro borgo. Odi per lo sereno un suon di squilla, odi spesso un tonar di ferre e canne che rimbomba lontan di villa in villa. Tutta vestita a festa, la gioventù del loco lascia le case e per le vie si spande e mira ed è mirata e in corsa allegra. Io, solitario in questa rimota parte alla campagna uscendo, ogni diletto e gioco indugio in altro tempo
e intanto il guardo steso nell'aria aprica mi fere il sol che tra lontani monti, dopo il giorno sereno, cadendo si dilegua, e perché dica che la beata gioventù vien meno. Tu, solingo augellin venuto a sera, del viver che daranno a te le stelle, certo del tuo costume non ti dorrai, che di natura è frutto ogni vostra vaghezza. A me, se di vecchiezza la detestata soglia evitar non impetro, quando muti questi occhi all'altrui core e lor fia vuoto il mondo, il di futuro del di presente più noioso e tetro, che parrà di tal voglia che di quest'anni miei, che di me stesso, ahi, pentirommi e spesso, ma sconsolato volgerommi indietro. Oh graziosa luna, oh graziosa luna, io mi rammento che or volge l'anno, sovra questo colle io venia pien d'angoscia a rimirarti, e tu pendevi allor su quella selva, siccome or fai che tutta la rischiari, ma nebuloso e tremulo dal pianto che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci il tuo volto apparia, che travagliosa era mia vita, ed è, né cangia stile, o mia diletta luna. Eppur mi giova la ricordanza, e il noverar l'etate del mio dolore. Oh, come grato occorre nel tempo giovanil, quando ancor lungo la speme è breve alla memoria il corso. Il rimembrar delle passate cose, ancor che triste, e che l'affanno duri. Or poserai per sempre, stanco mio cor, perì l'inganno estremo, che eterno io mi credei, perì, ben sento in noi di cari inganni, non che la speme, il desiderio è spento. Posa per sempre, assai palpitasti. Non val cosa nessuna i modi tuoi, né di sospiri è degna la terra. Amaro e noia la vita, altro mai nulla, e fango e il mondo, da queta ormai dispera l'ultima volta, al gener nostro il fato non donò che il morire, ormai disprezza te la natura, il brutto poter che ascoso a comun danno impera, e l'infinita vanità del tutto. Io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni, e la presente vita, e naufragare m'è dolce in questo mare, in questo mare. Io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni, e la presente vita, e naufragare m'è dolce in questo mare, in questo mare. Io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni, e la presente vita, e naufragare m'è dolce in questo mare, in questo mare. Silvia, Silvia,
Rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi. Sonavano le quiete stanze, le vie d'intorno al tuo perpetuo canto, allor callopre femminili intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Era il maggio odoroso, e tu solevi così menare il giorno. Io gli studi leggiadri talor lasciando le sudate carte, ove il tempo mio primo e di me si spendea la miglior parte, din sui veroni del paterno ostello porgea gli orecchi al suon della tua voce e dalla man veloce che percorrea la faticosa tela. Mirava il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quindi il mar da lungi, e quindi il monte, lingua mortal non dice quel ch'io sentiva in seno. Che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia, quale allor ci apparia la vita umana, il fato, quando sovie mi dico tanta speme, un affetto mi preme, acerbo e sconsolato, e tornami a doler di mia sventura. O natura, perché non rendi poi quel che prometti allor? Perché di tanto inganni i figli tuoi? Tu, pria che l'erba inaridisse il verno, da chiuso morbo combattuta e vinta, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi, non ti molceva il core, la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne ai dì festivi ragionavan d'amore. Anche peria fra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche negaro i fati la giovanezza, ahi come passata sei, cara compagna dell'età mia nova, mia lacrimata speme. Questo è quel mondo, questi i diletti, l'amor, l'opre, gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme, questa la sorte dell'umane genti, all'apparir del vero, tu misera cadesti e con la mano la fredda morte ed una tomba ignuda mostravi di lontano. Sempre caro. Sempre caro, mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni, e la presente è viva, e il suon di lei. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella
e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento do stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente viva, e il suon di lei, così tra questa immensità s'annega il pensier mio, e naufragarmi dolce in questo mare. Io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente è viva. E il naufragar m'è dolce in questo mare, in questo mare, dolce in questo mare, 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 in questo naufragar mare. Che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente è viva, e il suon di lei, così tra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare. Di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire, domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore come la neve non fa rumore, e guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire e il naufragarmi dolce in questo mare. E il naufragarmi dolce in questo mare. Tu chiamale se vuoi. Emozioni. Emozioni. Emozioni, emozioni. Tu chiamale emozioni. Se vuoi. Emozioni. Emozioni. Emozioni, emozioni. Ringrazio il maestro Emanuele Montagna, direttore artistico della scuola di teatro Colli in Bologna, quindi non ha cambiato sede, e passiamo al momento clou di questo appuntamento, di questa giornata,
Intanto io porto i saluti della contessa Olimpia Leopardi al maestro, che conosce bene, e lei si scusa, è molto dispiaciuta di non essere qui, ma è trattenuta da impegni fuori Recanati. E tra l'altro, dicevo prima, questo momento me ne ricorda uno di qualche tempo fa, quando insieme ad un personaggio importante per la nostra realtà, che è stato l'onorevole Franco Foschi, in un appuntamento ad Ancona insieme alla contessa Anna Leopardi, abbiamo consegnato al maestro Mogol un riconoscimento per la sua attività artistica e per la sua produzione, che a tutti gli effetti è una produzione poetica. Oggi in questa occasione lo vogliamo riconoscere solennemente in questo momento di celebrazioni del bicentenario della composizione dell'infinito, raccogliendo in una motivazione che chiamo una gentile voce femminile di nome Chantal, che non so dov'è, eccola, che leggerà integralmente le motivazioni che hanno dato origine a questo premio che consegneremo a Mogol a nome del Centro Nazionale di Studi Leopardiani. Chantal, la prego, si avvicini. Per avere profondamente innovato il linguaggio della canzone d'autore attraverso uno stile riconoscibile e non serializzabile, per avere consentito che la canzone d'autore parlasse la lingua italiana in un registro mai appiattito sulle tradizioni o sulle regole di genere, per aver introdotto nella canzone d'autore temi, situazioni, argomenti inconsueti, liberando la forma letteraria da predeterminazioni ideologiche e da automatismi linguistici. Infine, al maestro Mogol, per avere risvegliato nella parola in musica quella vocazione altamente lirica che, come nella poesia di Giacomo Leopardi, vivifica testi e contesti ritenuti non letterari o semplicemente non suscettibili di una resa letteraria. Ecco, io prego Sua Eccellenza l'ambasciatore Balboni Acqua di consegnare al maestro questo riconoscimento a nome del Centro Nazionale di Studi Leopardiani. Grazie. Voglio ringraziare tutti questi signori per questo alto riconoscimento. Ci sono tanti poeti, nomi che abbiamo anche studiato a scuola, che sono poeti storici. Leopardi è un poeta vivo, perché dà ancora emozioni. Con Dante ci metterei anche... Sì, i grandissimi. E quindi sono commosso. E è un momento che non dimenticherò mai. Grazie a tutti. Massimiliano Morico, a nome dell'associazione, consegna il premio dell'associazione. Maestro Mogol, presidente, anche noi come associazione professionisti per la tutela dei diritti, unitamente al Centro Studi Leopardiano, ci siamo permessi di farle un omaggio in ricordo di questa giornata. Naturalmente non ha niente a che vedere con l'onorificenza che le hanno dato, comunque è veramente fatta con affetto da parte di tutti quanti gli associati. E inviterei Piero a leggere le motivazioni del premio, anche perché la figlia di Piero è l'ideatrice dell'opera, perciò svegliamo un piccolo segreto. In realtà più che la motivazione
una piccola spiegazione di quello che rappresenta il premio, che raffigura quella siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, squarciata dal pensiero di Leopardi che tende verso l'infinito, e quindi la siepe e l'infinito si sovrappongono in un rincorrersi di suggestioni e di emozioni e riportano il pensiero, mi permetto di citare, a quelle distese azzurre e le verdi terre, che è una sua celeberrima composizione. Naturalmente a ricordo di questa giornata non può mancare un pensiero del comune di Recanati. Devo dire che noi ci siamo visti non più tardi di un anno fa qui a Recanati, alla Villa Coloredo, in un pomeriggio in cui abbiamo chiacchierato ed era stata una giornata interessantissima perché Mogol aveva raccontato dei pettegolezzi, anche dei piccoli particolari che chiaramente nessuno può immaginare, che quindi sono quelle cose che rendono le opere complete, nel senso che noi conosciamo le canzoni ma magari non conosciamo il retroscena, e Mogol ne potrebbe raccontare, immagino, infinità. Per cui era stata una giornata molto, molto interessante, molto piacevole. Oggi ci ritroviamo qui e questo è un testo in cui c'è la storia della città di Recanati, è una storia ricca perché la città che ci onoriamo di rappresentare è una città ricca di storia ed è una città che vuole continuare a fare la storia, quindi è l'impegno di questa amministrazione, di tutta l'amministrazione. Io sono qui con l'assessore alla cultura, ma rappresentiamo tutta la città in questa mattinata. Ringrazio anche per questo premio, saluto la mia amica Olimpia, che spero di rivedere presto, e un pensiero anche a Giacomo. Penso che siamo arrivati alla conclusione di questa mattinata. Ecco, ringrazio tutti a nome di tutti quanti hanno partecipato. Grazie per la partecipazione, ho visto molto calore e questo è una testimonianza di vicinanza a Mogol, che ha avuto i suoi premi, ma anche a tutti quelli che si stanno impegnando nel ricordo di Giacomo Leopardi, dell'infinito e di questo eccezionale componimento che noi continueremo a celebrare per i prossimi 2 anni e mezzo. Ernest, Gianluca, ci siamo permessi di ringraziare l'assessore che ce l'ha accolto in casa sua in maniera così. Prego Ernest, un omaggio anche alle attrici che ci hanno regalato questa giornata. Io concluderei la giornata, maestro, con una piccola cosa che più che altro è un onore nostro. Ci permettiamo di conferire la qualifica di socio onorario che ci onora tantissimo la nostra associazione per quello che lei ha fatto per noi in questi anni, per quel che sta facendo per la cultura italiana e per la SIAE in generale. Inviterei il comitato direttivo dell'associazione, Piero Maia di là, che glielo consegniamo al maestro per cortesia. Grazie.
Grazie a tutti. A guarirmi chi fu, ho paura a dirti che sei tu. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Come può nascondere, arginare il mare, anche se